questa seconda sessione serve a parlare di media come strumento dell'agricoltura contadina. Abbiamo chiamato qui a parlarne Giorgio Albiero, che ha messo su uno strumento che si chiama VEUF. Ne parlerà lui tra poco, ma io intanto comincio ad accennarvi. VEUF è uno strumento multimedia, si trova online e aiuta i woofer viaggiatori a muoversi da una cascina all'altra. È scritto, i vari contenuti, i vari percorsi tra una cascina e l'altra vengono scritti da persone che li sperimentano per prime e poi li rendono disponibili. Riccardo Favero della Regione Liguria, eccolo, buongiorno, ci racconta come non sempre è necessario essere genuini clandestini. Alle volte ci sono dei metodi con i quali si può evitare l'illegalità. Mario Gala, Cascina Finocchio Verde, WUF Italia. Nell'intervallo di pranzo, durante il pranzo, mandiamo un suo film, La attrazione animale. Ci parla di come avviene, secondo lui, la trasmissione del sapere contadino. Roberto Mazzone, che a dispetto del nome parla francese e l'italiano non lo sa, è di Promata Francia, un'associazione che da molti anni promuove la trazione animale moderna. Ed è di fatto, oltre che un'associazione, una casa di produzione video, perché ha realizzato centinaia di video per insegnarti a costruire macchine moderne per la trazione animale e a utilizzarle. E Roberto Schellino, Wanda Gilardi ci racconteranno il progetto Germinal. Antonio Onorati, che va onorato perché ha fondato la prima ONG italiana dedicata all'agricoltura contadina, quasi, e ieri sera ci ha raccontato Chayanov, di cui io non sapevo nulla e dunque gliene sono grato, coordinerà questa tavola rotonda che comincia alle 12.15 e termina all'1.20. Cominciando il giro, e lo cominciamo come capita, faccio però a tutti la stessa domanda. Nell'esperienza che state conducendo, che è un'esperienza di costruzione di sapere e di trasferimento di sapere, i media sono d'aiuto, sono di inutili oppure non ci sono? Quindi alla conclusione di quello che spiegate, che state facendo, cercate anche però di portare una domanda, una risposta a questa domanda. I media che c'entrano in quello che fate? Je vais répéter en français pour toi, si tu veux commencer par la prima chose à faire, c'est que tu nous expliques un peu ce que tu fais. Tu as 3 minutes, mais tu me réponds aussi à la question, est-ce que les médias, ils sont là-dedans, ils t'aident, ou tu aurais besoin de quoi? Je présente l'association Promata, qui a été fondée en 1991. L'association Promata è stata fondata nel 1991. E 1991. Ecco meglio. Et c'était plusieurs agriculteurs néo-ruraux qui se sont installés en traction animale, qui étaient attirés par ça, qui se sont réunis et qui ont invité Jean Noll. È stata fondata da un gruppo di neorurali che si sono installati partendo proprio dall'esperienza della trazione animale, che hanno invitato John Noll, che è un personaggio particolare. Qui était inventeur de machines et qui s'est consacré aux petits paysans oubliés, comme il le disait, en Afrique. E che si era dedicato in modo esclusivo alla costruzione di piccole attrezzature per i contadini dimenticati dell'Africa. Et donc nous avons fondé Promata à Riège en te disant que nous aussi nous sommes des petits paysans et que il faut aussi soutenir les petits paysans en France. Et stata fondata, c'était où là che ti sei fondata? En Ariège, c'est. En Ariège, oui. Oui. En Ariège, et que il passaggio è stato
anche noi siamo dei piccoli contadini e quindi dobbiamo sostenere dei piccoli contadini in Francia, perché siamo in Francia. Donc l'association a commencé modestement, bien sûr, et je vais dire où on en est maintenant, après 25 ans de vie. E abbiamo cominciato molto modestamente, come potete immaginare, e vi dirò però dove siamo arrivati oggi, 25 anni dopo. Donc il y a un organisme de formation. C'è un organismo di formazione. Avec des formations qui sont même assez longues dans la durée, pour vraiment dans le souci d'avoir des gens réellement formés à l'attraction animale, ce qui se fait pas en 5 jours ou 10 jours. Le formazioni sono anche molto lunghe perché vogliamo essere sicuri di avere delle persone che sono formate effettivamente alla trazione animale, questo non si fa in 5 giorni. Il y a un atelier où nous fabriquons des outils. C'è l'atelier, l'officina dove costruiamo gli attrezzi. Et principalement un outil qui s'appelle la cassine. È uno strumento che si chiama cassine. Qui est un porte-outil et qui a donc on peut donc y adapter toutes sortes d'outils. C'est donc polyvalent. C'était un des thèmes de Jean Nolle, la polyvalence. E in particolare c'è uno chassis che è un portaattrezzi che è costruito sull'idea fondamentale della polivalenza degli strumenti meccanici, che era l'idea di Jean Nolle. Donc il y a aussi les missions internationales, donc selon les demandes de ONG, nous faisons des interventions essentiellement en Afrique. E se ci viene richiesto dalle organizzazioni non governative, facciamo anche delle missioni in modo particolare in Africa. Voilà, et donc on a ces choses qui se complètent dans le but d'avoir de former des paysans, de leur fournir des bons outils. Et je vais peut-être dire, enfin, on va déjà. Oui. E sono attività che si complementano, in particolare su due basi, quello di fornire dei formare dei contadini e fornire dei buoni strumenti. Alors, dei buoni mezzi meccanici. Donc il y a un pôle recherche. C'è anche un gruppo ricerca all'interno dell'associazione. Par exemple, ce qu'on voit sur les images, c'est il y a beaucoup de choses récentes parce que c'est une évolution permanente. E quello che vedete dalle immagini sono cose molto recenti perché c'è un'evoluzione continua e permanente nel lavoro che facciamo. E qui se fait en collaboration entre l'atelier et les utilisateurs. E queste nuove realizzazioni si fanno in una collaborazione stretta tra l'officina e chi utilizzerà poi gli strumenti meccanici. Et donc au niveau de moyens de communication entre nous, on utilise Internet, donc nei mezzi di comunicazione che utilizziamo c'è sicuramente Internet. Parce qu'on a des agriculteurs éloignés, comme ça chacun peut amener ses idées, ses commentaires. Perché abbiamo degli utilizzatori, dei contadini che sono dispersi molto lontano tra di loro, però attraverso Internet ciascuno può portare il suo contributo, le sue idee. Voilà, en gros, peut-être la présentation. Oui, merci. Merci pour être resté dans l'état, grazie. Prendi, sì. Anche a te esattamente la stessa domanda. Che fai e che cosa fa la comunicazione o come la usi? Buongiorno, sono Giorgio, Veneto, sono qui anche, ci sarebbe Marco, faccio parte del WUF, col WUF abbiamo... insieme con tante persone è iniziato questo progetto di Vie WUF che è cominciato 2-3 anni fa, che parte da un progetto più vasto, o comunque un progetto base, diciamo, di Mappa d'Italia, che è stato fatto da Marco, che oggi non può venire qui, che è impegnato in altre cose. Un paio d'anni fa, col progetto di Vie WUF, di collegare le aziende WUF, che sono delle piccole o grandi in realtà nell'ambito agricolo biologico in Italia, che sono 700 circa, e di collegarle in modo che si possano andare a piedi o in cavallo o in bicicletta da un'azienda all'altra senza usare i motori.
Questo il progetto serve sia per riscoprire i vecchi sentieri e sia per dare una nuova, un nuovo collegamento fra persone che abitano vicino. E si cerca appunto di usare di chiedere alle persone, insomma, quali erano i vecchi tracciati che collegavano queste aziende. E io sono partito dal nord Italia insieme con Carlo, mio amico, per andare verso sud collegando tutte le varie aziende, alcune insomma aziende. E abbiamo passato la pianura padana, l'Appennino, ci siamo spostati dalla parte adriatica e tirrenica, quindi verso il Lazio, eccetera, eccetera, e siamo scesi. E sulla domanda di riferimento, ci è stato molto d'aiuto il fatto che, come se adesso usiamo la moda appunto come parola del giorno, e di Santiago, del cammino di Santiago di Compostela. Per noi è stato importante in alcune circostanze, quando anche in un paese della pianura padana a 300, quando siamo arrivati verso sera, che non avevamo posto per dormire, perché appunto le aziende WUF nella pianura padana non ci sono tante, perché appunto sono grandi estensioni e nessuno interessa che ci sia qualcuno che venga a darti una mano sulle piccole cose. Quindi in quella zona lì eravamo molto scoperti. E quando siamo arrivati in questo paese, c'era una signora sul balcone, abbiamo chiesto dove c'è che si può dormire. Ah, che bello, voi siete come quelli di Santiago. E quindi è scesa, ci ha portato da bere, e poi la gente si è data da fare, ci ha dato da dormire, ci hanno pagato la pizza e tutta questa cosa. E quindi se non fosse stato 20 anni fa, probabilmente sono dei disperati, e quindi... invece adesso ci è andata bene con questa cosa di Santiago, ha portato a conoscenza molte persone la riscoperta del camminare, e quindi per chi cammina adesso è più facile rispetto a qualche anno fa. Ecco, poi magari nel secondo intervento spiegherò come lo scopo di come si ammappa e cos'è quel progetto un po' meglio, se riesco, casomai traduci, casomai. D'accordo. Ok, grazie. Grazie. Mario, dico bene, mi sono sbagliato, no Mario? No. Mario, pastore e contadino in Alta Langa da un quarto di secolo e prima pastore e contadino in un'altra zona. Allora, io da una decina d'anni, forse un po' di più, mi sono reso conto che uno dei problemi più importanti per il ritorno alla terra non è come pensa l'istituzione, che ci vogliono dei soldi. Sì, per carità, fanno sempre comodo. Non è l'accesso alla terra, perché effettivamente sì, è difficile comprare la terra, costa caro, non si trova gli accorpamenti giusti, è un problema importante anche questo, ma il punto centrale è che i nuovi contadini ormai hanno fatto un salto generazionale e quindi non hanno più nella memoria storica quella sapienza di base che serve per fare qualsiasi cosa in ambito rurale. Non ci si inventa. L'ambito rurale è stato gravato per troppo tempo da una cattiva considerazione. Basta pensare, braccia rubate, si usa ancora, braccia rubate all'agricoltura. Come se chiunque potesse fare il contadino, una roba da ignoranti. In realtà aveva un senso nell'Ottocento, perché questo sapere qui era spalmato su tutta la popolazione, sapevano tutti. Ma se si chiede a un ventenne oggi qual è la stagione delle melanzane, non lo sa più, perché le melanzane vai al mercato e le trovi tutto l'anno sul banco, e quindi non hai più neanche la percezione, trovi il latte tutto l'anno, quindi pensi che basti aprire il rubinetto e il latte esce. No, non funziona così. Uno dei problemi più importanti è proprio la trasmissione del sapere. Allora, se da una parte i media possono aiutare, dall'altra quella che forma veramente le persone, e io in questo ho un decennio di esperienza, è l'esperienza sul campo davvero, il provare con una figura che ti faccia da tutore e che ti insegni i primi passi, i primi rudimenti per avvicinarsi a un animale, per prenderne il latte, per trasformarlo in formaggio, per buttare dei semi e raccogliere poi le piantine. Questo qui è il passaggio, secondo me, più difficile, perché non è una cosa che si può semplicemente leggere
e la sappiamo. Bisogna, per fare i contadini, per farlo bene, bisogna entrare in una sintonia profonda, quasi spirituale, con la terra, vedere una pianta e capire in quel momento che cosa ha bisogno quella pianta e saperlo. Vedere un animale e il primo colpo d'occhio sapere che questo animale non sta bene in questo momento oppure è in ottima salute, basta un colpo d'occhio. Se non è così chiamiamo il veterinario che ci dissangua. Quindi io ho 10 anni che insegno ai giovani e ai meno giovani in che modo si può ritornare alla terra. Questo qui attraverso l'esperienza del WUF. In 10 anni avrò ospitato qualcosa come 300-400 persone. Di questi un 15-20%, diciamo così, c'ho all'attivo qualcosa come 40-45 aziende di persone che sono venute da me, si sono formate e adesso poi hanno messo in piedi un'azienda propria o comunque ne hanno fatto un buon utilizzo, anche se non è proprio un'azienda, però conosco dei ragazzi per esempio che quando vanno in montagna si portano il bidoncino e si fanno la formaggetta per casa, non sono dei casari però si fanno la formaggetta per casa. E questo qui secondo me è un valore estremamente alto, perché al di là del fatto che uno poi diventi contadino o pastore, in ogni caso diventa un cittadino consapevole, perché conosce la fatica che c'è dietro a produrre degli alimenti, a produrre della bellezza, perché il contadino è anche una figura importante in questo paesaggio, perché trasforma ed ha un'incidenza sul territorio e trasforma. Noi quando guardiamo in giro ci sembra che bello questo paesaggio, ma la maggior parte dei casi il paesaggio non ce l'ha mandato, buon Dio così, ma è opera dell'uomo, è opera di generazioni di contadini che si sono fatti il mazzo per trasformare queste colline in vigneti, per trasformare queste scogliere in terrazzamenti. Allora, quello che chiediamo, che secondo me va chiesto ai nuovi media, e in questo siamo anche collegati con l'argomento della tavola precedente, è che in questo momento noi abbiamo i contadini, i pastori, i rurali, hanno appeal, sono alla page, sono alla moda. Ma perché questa società divora tutte le cose con cui viene incontro e le fagocita? In questo momento gli unici che hanno delle storie vere da raccontare, sono i contadini, quegli altri raccontano storie. Del tuo intervento io ritengo due elementi su cui poi torneremo. Il primo elemento è che c'è stata una rottura nella costruzione di conoscenze del mondo cosiddetto contadino. C'è stata una rottura generazionale, ma non solo, e non solo perché arrivano i neorurali, ma perché nel periodo dell'industrializzazione pesante, l'agricoltura in questo caso italiana, c'è stata una modificazione molto forte, in particolare nell'agricoltura commerciale, che ha trasformato gli agricoltori, anche i contadini agricoltori, in fruitori di ricette. La seconda cosa che tu sottolineai, che su questo però dobbiamo riprendere, no? Come si colma questo salto. La seconda è che tu però hai detto anche che stiamo costruendo un nuovo sapere. E quindi, passando all'intervento successivo, è: in questo processo qual è stato o quale potrebbe essere o come è stato vissuto il ruolo dell'istituzione? Perché un elemento di estrema difficoltà del mondo contadino, ma della difesa della sua autonomia, è proprio il rapporto con le istituzioni ed in particolare nel ruolo che le istituzioni hanno nella costruzione del sapere. In questo il sapere non è solo il sapere scientifico o agronomico. Una parte drammatica di questo sapere che viene imposto ed è totalmente vissuto in maniera nefasta è tutta la parte che è quella delle regole e delle regole del gioco. Quindi io chiedo a te, che c'hai un'esperienza lunghissima, no? Non solo della come te la sei cavata, ma secondo te che cosa si può cavare dalle istituzioni in questo? Buongiorno, per chi non mi conosce, io sono Riccardo Favero, sono ad oggi funzionario agronomo della Regione Liguria e da 5 anni, per 25 anni, io ho lavorato in una comunità montana. Ho casa a Genova, ho casa nel Basso Piemonte, diciamo io
sono pratico in una zona che può andare dal ponente genovese fino all'Ovadese, Alessandrino, queste zone. Quindi già una certa conoscenza di agricoltura e territorio posso dire di averla raggiunta. Non voglio occuparmi delle cose che ci passano sopra la testa. Io cerco col mio lavoro di dare un piccolo contributo sul particolare su quello che è facilitare il lavoro degli agricoltori. In particolare io da quando sono in regione, lo volevo fare quando dico cosa devo fare da grande, voglio occuparmi del locale polifunzionale. Diciamo che da quando sono in regione, all'interno di una normativa che esiste, perché diciamo ci sono cose che si possono fare, cose che non si possono fare, cose che sarà meglio non fare e cose che cerchiamo di poter fare. Su quella che è la normativa vigente, anche se a qualcuno non è d'accordo, se qualcuno cerca di non svilupparla, quello che abbiamo fatto noi, si possono fare tante cose. Su quelle che sono le piccole aziende, io mi sono occupato, poi farò vedere qualche diapositiva, di quello che possiamo fare in ambito locale di piccolo quantitativo. Tutto sommato, da Genova forse non mi interessa andare a vendere a Milano, però se so che posso vendere a Savona, a Spezia, Alessandria, a Parma, a Piacenza, mi sembra buono. Alessandria che ha 8 province confinanti, forse 9. Ecco, quindi diciamo che il piccolo quantitativo e l'ambito locale è ampiamente rappresentato. Mi sono occupato di queste cose e quello che dico a tutti, poi che per fare le cose che si possono fare bisogna rompere le scatole ai funzionari come me. Quando c'era la comunità montana era diverso, avevi sempre uno davanti, se non risolvevi il problema, fin tanto che non lo risolvevi lui stava lì. Però bisogna chiedere, perché ad esempio ci sono, ad esempio, per dire, ad esempio, vedo qua il dottor Galmozzi, no? Io sto ad esempio cercando di fare una cosa che hanno fatto in Lombardia sulla macellazione degli ovi caprini. Però dall'altra parte penso, intanto non senta nessuno, in piccole cose che sarebbe meglio non fare. In realtà come la Liguria, che gli allevamenti sono molto piccoli, la pecora, l'agnello, l'ha mangiata il lupo, l'hanno rubata, è rimasta sotto la macchina e è scappata. Se io dico, va bene, ti metti in condizione di macellare in azienda, però non vorrei che per 10 o 15 agnelli tu devi, ad esempio, cosa che ci ferma, i rifiuti, io devo smaltire presso ditte autorizzate questi rifiuti. Quindi, se io ti dico facciamo questa cosa, poi però, fino adesso nessuno ha guardato, adesso magari bisogna cominciare a guardare. Quindi bisogna anche stare attenti, noi facciamo magari una cosa spinti dall'entusiasmo, senza magari vedere quali sono i problemi. Perché chi si avvicina a questi argomenti non è che può saperli tutti, come non li sanno magari ad alti livelli, devi sapere che hai la parte tecnologica, la parte di igiene veterinaria e zootecnica, la parte di igiene degli alimenti, la parte dei rifiuti e sapere che c'è anche qualcosa di fiscale. Tu non puoi conoscere tutto, sapere queste cose, però sapere che tu nel momento che vai a fare questo tipo di lavoro devi sapere che c'è tutte queste cose. Quindi diciamo che io cerco di fare questo lavoro. E poi quando dicevo l'agricoltura in questo momento è simpatica, è di moda, in questi 10 anni bisogna che certe deroghe, certe facilitazioni le facciamo adesso, perché poi quando poi non so chi parlasse, il periodo di ventennio, finto questo c'è rischio che non ci siano più le piccole aziende. Il momento di stare addosso anche ai politici è questo, soprattutto ecco. Poi adesso nel successivo intervento farò vedere altre cose che ho fatto. D'accordo, quindi il messaggio che raccogliamo è il confronto con l'istituzione è un confronto. Quindi devi decidere di avere un confronto. Il secondo elemento è che è un confronto complesso e quindi
questa complessità va affrontata in maniera organizzata, altrimenti la battaglia individuale probabilmente diventa complicata. Per Roberto e Wanda ci addentriamo in qualcosa di molto più concreto e materiale, che è però anche la parte più difficile, nel senso che nella creazione di nuove conoscenze c'è una parte che probabilmente è, nell'agricoltura contadina, guardando un po' più ampia, andata più lontana di tutto in questa costruzione di nuove conoscenze, perché è fatta di materialità, è fatta di realizzazione, è fatta di difesa strenua di un pezzo di autonomia dell'economia contadina, ed è quello che riguarda le sementi. E noi diciamo sementi e non semi, quindi per favore utilizzate pure voi questa espressione. E perché questa è una sfida la più complicata, che da una parte c'è una scienza estremamente consolidata, c'è un pensiero dominato, c'è un apparato economico assolutamente spaventoso rispetto ai piccoli macelli, l'industria sementiera, voglio dire, e dall'altra parte però c'hai tantissime realizzazioni che hanno restituito via via al contadino la prova che lui è creatore di nuove conoscenze. Quindi chiederei a Roberto e a Wanda di illustrare un po' questo e poi di dire adesso al prossimo giro, ma i media che hanno fatto in questo? Cioè, che ruolo giocano? Scusate, che mi metto in difficoltà, perché con i tempi stretti e con quello che si voleva dire è difficile gestire parlarsi quando non ci si conosce, quindi uno non sa già cosa sta facendo, no? E deve dire in poche parole, fare un discorso. Allora, già io avevo pensato una cosa, che noi abbiamo proposto di parlare una piccola esperienza locale in montagna, dove abitiamo, in una valle montana cuneese, che si chiama Germinale. E su questo vorrei dire due cose essenziali, perché poi dentro ci sta anche questa cosa, e forse se c'è tempo io ti chiedo di tornarci in un secondo momento, perché se non si conosce il contesto poi non si capiscono neanche le singole pratiche. Però già sapendo che tanto il tempo sarebbe comunque insufficiente, io avevo pensato di un attimo raccontare cosa si fa, e poi però per spiegare perché lo si fa, io, per chi lo vorrà, avrà voglia di leggere, ho questa seconda parte, l'ho messa su tre paginette che vi preferisco distribuire piuttosto che ridurre a due slogan di 30 secondi che mi metterebbero molto a disagio, no? E anche se è super concentrato, almeno chi vuole si legge il perché io o qualcun altro partecipa a questa esperienza che abbiamo messo in campo, e dove ci sta dentro anche tutto il discorso, se vogliamo, di riappropriazione. Però per essere pratici, Germinale l'ho portato come esempio, però perché è trasversale a tutti i punti. Io non riesco a collocarmi solo nel punto 2, sebbene ho detto mettetemi nel punto 2 perché non sapevo dove. Però in realtà è trasversale un po' a tutti i temi, come quasi tutte le cose che stiamo dicendo, come anche hanno detto già altri, no? Allora, e per questo forse ha un minimo di senso nel capire quali pratiche girano intorno oggi al discorso dell'agricoltura, e ancora di più ai due grossi temi che avete messo voi, contadini ed agroecologia, che sono portanti, al quale aggiungo appunto con la nostra il terzo tema, che è comunità, no? Che non è scontato, non è automatico. Allora, questo piccolo germoglio che siamo al secondo, saremo al secondo anno agricolo, il primo si è concluso bene, ma è partito a ottobre del 2015, non nasce dentro il contesto contadino storico, ma nasce dentro un bisogno sociale. Nella nostra valle di montagna un'associazione che fa volontariato sociale 2 anni fa è partita con un'idea interessante di connettere il loro percorso che già facevano sulla salute locale con il discorso della prevenzione della salute, e dentro la prevenzione della salute il cibo. E da qui il fatto di dire, ma perché non riattiviamo circuiti di produzione locale, sana, di cibo, visto che comunque, qui non posso ovviamente approfondire qual è la situazione dell'agricoltura montana nelle valli cuneesi, lo facciamo un'altra volta, però comunque anche la Valle Stura si è desertificata. Pensiamo per esempio, parlavamo di sementi, tutte non si coltivano più cereali, no? Noi li stiamo reintroducendo, mentre fino agli anni 60 tutti mangiavano il grano, o molti che si producevano. Però chiudo qui perché sennò vado fuori tema.
Quindi c'è stato questo avvio, questa idea di questa associazione di volontariato locale di fare un ragionamento di esperienze di riprendere la coltivazione di terreni in valle. Prima sono partiti da un esempio proprio, una percorso proprio semplice, di dare ad alcune famiglie in difficoltà economiche la possibilità di gestire dei microorti attraverso altre famiglie che gli lasciavano il pezzo di terra che non usavano. Questa cosa qui, un po' episodica, ha fatto un passaggio oltre, nel senso di costruire un progetto, che abbiamo chiamato Germinale, in cui ci stanno dentro alcune cose che per me sono temi molto fondanti, anche se adesso sono appena all'inizio, e quindi non possiamo dire di portare chissà quale esempio, no, virtuoso, però ci sono tutti negli inizi, bisognerà vedere se avremo le forze di portarlo avanti nel tempo, e questo dipenderà da quanto la comunità locale si coinvolgerà o meno, perché non parte dal costruire un'azienda privata, ma parte dal costruire un percorso collettivo fatto da cosa? Finora è stato protetto sotto l'ala formale dell'associazione di volontariato, e quindi è restato in una dimensione di progetto di un'associazione di volontariato. Ed è partito iniziando ad aggregare alcuni terreni in una zona collinare, cioè montana, intorno ai 900-1000 metri del comune di De Monte, costituito in parte da terreni comunali che l'amministrazione ha dato in comodato d'uso gratuito, e in parte da primi terreni privati messi a disposizione. Proprio materialmente i primi due campi, perché all'inizio siamo partiti solo da due campi, uno è comunale e l'altro è privato, su cui abbiamo iniziato le coltivazioni di orto intensivo da una parte e dall'altra coltivazioni in campo, mais, grano saraceno, patate, così, che fortunatamente abbiamo tutto raccolto. Questo è già stato un successo, perché il gruppo di partenza, appunto, è nascendo non dal mondo contadino ma dal mondo sociale. Siamo un gruppetto eterogeneo, una decina di persone che, a parte me che sono coltivatore diretto da 25 anni e potrei pure così quindi autodefinirmi contadino, come tutti possono fare, ci sono altre persone che arrivano al discorso della terra in modo diverso, e anche non in modo primario, come anche Wanda, che lei lavora nella scuola materna e in tutti i mesi che poi, nei tempi che può, ci lavora nelle cose che facciamo di campo e nella trasformazione, poi dirà anche lei delle cose. E siccome il percorso è sociale, cioè attraverso l'agricoltura come strumento di ricostruzione di un lavoro e di una dignità e di una presenza sul territorio, stiamo cercando di lavorare proprio con tutte con le persone che possano vedere attraverso la pratica di un'agricoltura che noi abbiamo già messo a priori agroecologica, nel senso pratiche biologiche, recupero di sementi, eccetera, 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 possano trovare un modo anche di integrarsi. E in questo caso qua abbiamo per esempio iniziato a lavorare con alcuni ragazzi richiedenti asilo ospitati nella struttura che c'è in una frazione di De Monte. Sono quattro ragazzi che arrivano dal Senegal, tra l'altro loro se ne stavano in Libia, qualcuno li ha caricati a forza e li ha portati in Italia, dopodiché qualcuno li ha sparati direttamente a De Monte, quindi sono in una situazione dove, mentre il lavoro dell'agricoltura è territoriale, noi adesso stiamo lavorando su dei bisogni sociali. Non è detto che tutti quelli che siamo lì resteremo lì, perché il problema primario, appunto, delle persone, come saprete, soprattutto che arrivano da fuori, sono i documenti. Non c'è nient'altro che esiste se non il documento. Solo quando tu avrai questo benedetto documento potrai decidere cosa fare. Però, ecco, in questa cosa qua, un primo piccolo barlume di utilità l'abbiamo avuto, nel senso che dei quattro ragazzi che hanno lavorato con noi, due che sono già passati in commissione, gli è stato dato un permesso umanitario, che è una mediazione fra ti butto fuori o ti do la titolarità, però è grazie al fatto che hanno potuto dimostrare di aver fatto un anno di lavoro agricolo insieme ad altre persone, aver fatto delle produzioni che poi abbiamo fatto circolare. Però noi siamo in una situazione culturale rispetto ai nostri temi desertificata, non esistono gruppi d'acquisto, per dire, mettere insieme già solo un gruppo d'acquisto in questa valle è un'impresa improba, no? Mentre per altre parti oramai è una situazione, oramai, come dire, comune. E così via, altri aspetti, il cuneese, che anche qui culturalmente, che dal punto di vista contadino
può raccontare delle storie millenarie, però ha dentro il tarlo tremendo dell'individualismo. Cioè non ci sono due contadini che vogliono mettersi insieme. E quindi portare il tema della comunità, oltre a quello dell'integrazione, oltre a quello di riprendere delle cose tradizionali che tutti gli altri hanno buttato a mare perché non gli conveniva più, perché le organizzazioni professionali gli sconsigliano di fare perché non gli conviene più, devi anche lavorare in una comunità che guarda con diffidenza tutte le forme di aggregazione. E quindi lavorare in forma comunitaria vuol dire anche confrontarti con la cultura del tuo territorio che invece va da un'altra parte. Finisco qui adesso il primo esempio. No, aggiungo bene. Solo una piccola cosa riguardo a quello che ha detto lui, rispondendo ad Antonio, no, rispetto ai media. Siamo una realtà veramente microscopica, come ha detto lui, pochissime persone che hanno aderito. Nonostante sappiamo che sul territorio ci siano persone in difficoltà che potrebbero benissimo inserirsi e giovare di questa piccola macchina che sta partendo, abbiamo ricevuto riconoscimento da Legambiente di una bandiera verde, no? Che insomma, vabbè, può essere un riconoscimento così, anche solo una formalità, però voglio dire, il progetto è passato sui giornali non solo locali ma anche, insomma, si è esteso, l'hanno comunicato anche attraverso telegiornali, anche a livello nazionale, no? Però cioè, questa cosa qui non ha portato assolutamente nessuna ricaduta su di noi, e anzi anche le persone che vivono proprio nel paese, che quindi avrebbero anche, io credo, dovuto... non dico farsi un vanto, però avere un attimo un occhio di riguardo verso queste persone, insomma, che stanno lavorando lì, non c'è stato nulla del genere, cioè non c'è stata nessuna attenzione o non c'è stata nessuna così adesione in più che non ci fosse attraverso magari canali invece più diretti. L'elemento che viene aggiunto è da una parte il lavoro di comunità fatto però producendo innovazione, quindi c'è un'innovazione sociale. Non stiamo costruendo un'impresa agricola, stiamo costruendo un processo, quindi c'è anche questo, costruzione di sapere, costruzione di conoscenze. La terza cosa, c'è stato l'intervento addirittura dei media nazionali, e questa cosa non ha portato nessun vantaggio. È una bella riflessione. È una bella riflessione. Io, insomma, ci conosciamo tutti e non ho nessun problema sul fatto che spesso viene ripetuto, ma questi sono piccoli esempi. Non esiste il piccolo grande esempio. Questo è un modo con cui si costruiscono le alternative. A me è venuto in mente di sottolineare una cosa che è molto lasca ed è mobile, come può essere la comunità narrativa che si trova oggi e che raccoglie queste micro storie, no? Per cui è decisamente importante creare questi scambi, queste occasioni di confronto dove parlano testimonianze, esperienze anche microscopiche che però per gemmazione possono essere amplificate e dilatate. Grazie. Domande? Sì, laggiù. Riprendo il discorso, il problema è l'aggregazione, il potere teme l'aggregazione, la grande industria è finita anche per quello, e io credo che la risposta è aggregazione, l'aggregazione però degli attori veri, ovviamente, non soltanto dei presunti addetti ai lavori. Siete stati molto fortunati, quindi vi toccherà un altro intervento almeno. Quello che emerge quindi per il momento è la comunicazione importante è intervenuta, la comunicazione locale è intervenuta, essenzialmente media esterni, fatti di scritto o altro. C'è una comunicazione interna, l'esempio suo, non so se è finito in un'app, non te l'ho chiesto, te lo chiedo adesso. C'è una capacità di utilizzare i mezzi moderni e in parallelo a questo c'è una costruzione di nuovo sapere
in cui un tema che non abbiamo affrontato però è qual è il rapporto con chi costruisce il sapere formale. Faccio in un altro modo: qual è il rapporto con gli agronomi, con i tecnici, con i professori, con i biotecnologi? Qual è il rapporto con i media importanti e gli altri media che sono meno importanti, che invece potrebbero essere usati positivamente? Quindi in questo secondo giro, siccome ci abbiamo soltanto non molto tempo, le mie domande sono due. Nell'esperienza di questa costruzione di proposte, di esperienze, ma anche di elementi di innovazione, perché questo è il tema vero poi di questo, no? I contadini, insomma, gli spazi rurali, le reti rurali continuano a produrre innovazione per aspirazione personale, quindi per scelta, per condizione strutturale, perché se vuoi sopravvivere ti devi riparare il trattore da solo, e se non lo sai fare lo impari. E siccome i pezzi di ricambio sotto casa costano cari, vai su internet e i pezzi del trattore John Deere ti li fai venire dall'America, e se non sai l'inglese usi Google Traduttore. Tutto vero. Quindi c'è una costruzione, no, di conoscenze, c'è un problema di trasferimento perché c'è stato un salto tra le generazioni, e c'è un problema di modalità con cui queste conoscenze vengono trasmesse. Quello che emerge dalla comunicazione dominante, diciamo così, è l'episodio, l'esperienza, l'individualità di un fatto o di un elemento. Non emergono, come ha detto Roberto e Valda, non emergono i processi, perché questi probabilmente danno fastidio. Quindi la domanda è, primo, come ci si confronta in questo processo di fare delle cose che non erano previste, fare delle cose nuove, con chi poi domina la costruzione di sapere per l'agricoltura, la politica agricola e l'organizzazione sociale dell'agricoltura e della società. Io mi manterrei, se fosse possibile, sull'organizzazione sociale dell'agricoltura. C'è tutto quello che c'è intorno, è stato già detto, i vicini non mi parlano, io sono arrivato, non mi volevo neanche guardare, oppure mi hanno tutti accolto e mi hanno portato a un festival gigantesco in cui ho parlato per 2 ore di come ero figo, io contadino, che so i due mondi. La seconda cosa è, va bene, i media ci sono, li possiamo usare, che cosa mi servirebbe? Cioè, sull'esperienza di ciascuno, se ci avessi a disposizione il famoso filmmaker, il famoso documentarista che vuole stare per forza con me e che mi rispetta, che cosa mi servirebbe? Cioè, che cosa dovrebbe fare? Scusate, ho interrotto subito perché ho visto per caso che nei tuoi itinerari che hai fatto c'è una macchia grossa così tra Alessandrino e Appennino Ligure. Se potessi, passa a approfondirlo un momento. Ecco, cioè, questo mi pare una buona domanda e un processo di costruzione di sapere nella tavola rotonda. No, poi faccio vedere due cose al computer. Volevo dire quello che serve camminare, insomma, per l'agricoltura, insomma, no? Muoversi nel territorio a piedi, adesso non so voi contadini come vi muovete, voglio dire, però mi ricordo mia mamma, insomma, mi diceva una volta quando pioveva le persone uscivano dalla porta di casa, andavano a registrare le acque in modo che non facessero danni. Io la prima cosa che ho fatto a casa mia, quando sono stato nella mia terra, uscivo quando pioveva. Quando pioveva mi piace ancora uscire, vado a vedere dove piove, dove nevica. La neve quando dove si scioglie vuol dire che c'è acqua sotto. E ho scoperto il territorio, l'ho scoperto nel modo nuovo. Quindi camminare serve a fare tante cose. Serve andare a cogliere le robe selvatiche, riaprire i sentieri, serve appunto andare nei luoghi, quelli che vengono meno usati, per essere usati, insomma. Quindi camminare non è solo scopo ludico, ma è riscoprire il territorio anche per chi lavora la terra, insomma, prendersi un attimo di distensione dal lavoro, andare a vedere cosa succede in montagna per rivedere e magari raccogli una fragola o cos'altro, insomma, o cose più importanti, insomma. Durante la camminata che ho fatto da nord a sud, quello che ho visto è che le strade, appunto anche quelle più corte, quelle più famose che si facevano una volta, perché la gente si spostava, adesso sono le strade più corte, quindi delle volte le ho allargate, le abbiamo allungate, però la strada più corta è quella che adesso è la statale, diciamo, quindi delle volte abbiamo camminato nella statale per far più veloce, e anche sentieri che erano aperti in passato, adesso l'agricoltura per estensione li ha
li ha chiusi perché ha fatto un metro in più di coltivazione, quindi tu non puoi più passare perché c'è la coltivazione. Quindi si trovano queste cose, che, recinzioni, eccetera, eccetera. A casa mia è tutto aperto, il Veneto è tutto aperto, quindi non hai mai problemi di passare territori. Quando arrivi magari nell'Emilia Romagna, nell'Appennino, dove ci sono più prodotti agresti, quindi le castagne, i funghi, queste cose qua sono importanti, là trovi sempre sbarramenti, quindi è più difficile camminare in quelle zone lì rispetto ad altre. E questo percorso mi ha fatto vedere parecchie realtà contadine da nord a sud, e verso sud si vedono molto più aggregazioni di persone che si stanno unendo, giovani che sono scesi dal nord dopo aver studiato e si stanno rimettendo sulla terra. Anche in Salento, dove sono appena tornato l'altro giorno, ero sceso appunto per rivedere questi giovani che stanno facendo tante cose insieme, spinti anche dagli anziani, che alcuni non li hanno mollati come ho visto da altre parti, anzi stanno seguendo il processo, li aiutano, insegnano, cantano insieme, si trovano a cantare ancora con la loro musica, insomma. Quindi al sud mi sembra di aver visto l'aggregazione quella generazione prima adesso mi sembra che sia più forte rispetto a quello che ho visto qua verso nord, a casa mia, insomma. E, niente, faccio vedere due cose al computer. Scusa, la domanda era proprio questa, come hai usato poi sì. I mezzi di comunicazione? Quindi sì, allora, allora spiego velocemente come se uno interessa, insomma. Quando si vuole aprire un sentiero per collegare casa, allora Mappa l'Italia è nato con lo scopo di riscoprire i vecchi collegamenti che c'erano di paese in paese. Lui ha voluto, Marco, ha detto l'Italia è fondata su sentieri, insomma, e vogliamo riscoprirli. E, quindi un comune da un comune, lui ha fatto il primo progetto della Tuscia, della zona del Viterbese, di collegare i vari comuni, ha coinvolto i sindaci, eccetera, eccetera, e ha fatto tutto questo. E quindi con l'importanza di collegare i centri urbani e non i classici giri che ci possono essere. Quando io ho percorso da un paese all'altro, se tu cammini nel centro di un paese, trovi il marciapiede, però quando arrivi da un paese all'altro non trovi più il marciapiede, ma ritrovi la statale, e quindi per un pedone è sempre pericoloso, insomma. E si usa un microfono, che è molto meglio per fare quello che adesso faccio vedere, di una penna, perché è molto più veloce, scrivi molto più, dici molte più cose, quindi poi a casa te le annoti molto più facilmente, ti metti le impressioni che con la penna non riesci, puoi mettere a destra, a sinistra, ma poi ti dimentichi, mentre con un microfono effettivamente è molto più comodo e più efficace. Poi un telefonino, tutti che hai il telefono, o comunque il famoso GPS, si usa il GPS, e la macchina fotografica se si vogliono fare delle foto. E nei percorsi si cerca di descrivere vuol dire descrivere il territorio, vuol dire imparare a descrivere, vuol dire guardare bene il territorio, e non si vuole mettere tabelle, ma appunto si vuole che poi la cosa venga scritta, e poi chi vuole rifarlo leggendo riscopre, legge e copre le distanze. Vado. Questo è il progetto di Amappa l'Italia, il sito di Amappa l'Italia. Quello in rosso sono le vie di Amappa l'Italia, mentre in verde sono le vie aperte con vie WUF fatte io e altre persone. Tutti possono partecipare, diciamo, a prendere un percorso. Che appunto qua in questo caso, nella zona qua, c'è questo qua, cliccando qua viene fuori chi è che conosce. Io non conosco questi luoghi, quindi non saprei dire. Ecco, e questo è il allora si va. Questo è il percorso che ho fatto io, ok? E, questi sono i vari percorsi. Si va su questo tragitto, viene fuori il nome del posto, dico voglio fare questo posto, si riclicca sul. Si clicca qui o qui, dov'è che sei? Sì. E viene fuori la difficoltà, di che tipo turistico, vuol dire che è facile, quanto tempo ci si mette, si può farlo a piedi o in bici, può essere quel cavallo anche, no, per dire, e chi l'ha fatto, che è Andrea, che è del Piemonte, infatti. E poi c'è la descrizione del percorso, e quindi in questo caso... Sono in piano, ok. In questo caso... ci sono le solite cose, ci sono le foto che lui ha fatto, che ha messo, e poi
fa parte della descrizione, quindi il percorso, e come in questo caso dalla stazione FS di Alessandria si parte, ideale per la mountain bike, spiega le cose, durante il tragitto, sebbene non sia semplicemente vietato, probabile transitare in proprietà private, spiega appunto i problemi che ci possono essere. A tal proposito si raccomanda la massima attenzione ed educazione. Capita infatti molto raramente, perché per me. E poi qua c'è parte del percorso che si spiega quando si vuole. Ognuno di voi, perché ha un'azienda turistica o perché gli interessa che la gente conosca il posto dove vive, perché vuole venire a trovarvi, e in questi modi, che se ho detto in modo veloce, insomma, che sarebbe molto facile, ma vabbè, e si descrive un percorso come quando si trova una persona per strada e gli spieghi come andare nei luoghi dove ti chiede di andare, insomma, ecco. Bene, basta. Quindi voi avete utilizzato internet, diciamo, come supporto alla web page e poi la possibilità di consultazione. E io chiederei a te invece di dirci come hai utilizzato attraverso l'immagine le tue esperienze. Ce l'avete? Stiamo in qualche modo rispondendo alla domanda, perché adesso emergono alcuni media che vengono utilizzati, evidentemente internet è l'ultimo, è quello più conosciuto, più praticato e alla portata assolutamente di tutti, nel senso di quelli che hanno accesso a internet. Dopodiché, se vai in campagna, la velocità tua è D3 invece che D7, e ne paghi 9 e forse ne esce uno dei megabyte. Quindi in un paese in cui non c'è essenzialmente democrazia su niente, non c'è neanche democrazia su internet. E allora, intanto che voi trovate la soluzione tecnica, io traduco un attimo per un altro Roberto, che no, in italiano non ci tendance oublier. On avait deux questions. La prima question c'est comment vous êtes pris avec la recherche officielle, quelle confrontation avec l'académie, avec. E deuxième, comment vous utilisez le médias, nello stesso tempo in cui lui fa le domande in francese, io vi faccio vedere dal scotto di Roberto i contenuti che hanno prodotto. Soltanto l'indice. Domande. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Quelque chose peut-être rien, je sais pas. Voilà. Devo tradurre, quindi cerchiamo. Oui, par la question sur la confrontation de la recherche avec les organismes officiels. Il confronto con la ricerca ufficiale? Je pense pas qu'il y en ait. Effettivamente non ce n'è. Quindi la risposta. Parce que c'est une recherche interne et qui on est quand même assez marginal. Non c'è, soprattutto perché è una ricerca interna e in qualche modo siamo troppo marginali. Voilà sur ce point. Et ce qu'on aurait besoin en médias, je pense, ça serait des vidéos, des petits films faits plus professionnellement que ce qu'on peut faire nous. Di quello di cui avremmo bisogno, ma gli addi sentono anche perché è per loro questo. E chi si progetti contro scena YouTube. Intanto scopriamo che sono anche su YouTube, quindi insomma parecchi passi lontano dalla cultura orale della taverna. E quello diceva di cui avremmo bisogno dai professionisti che ci aiutassero a utilizzare i video in modo particolare, divulgativi, a farli in maniera molto più professionale. Oui, concrètement, un exemple actuellement, on aimerait faire des petits films sur l'utilisation spécifique des outils. Per esempio, adesso abbiamo un bisogno di fare dei piccoli film per illustrare l'utilizzazione concreta di ogni piccolo attrezzo. Et ce qui nous manque, c'est le côté professionnel, c'est le temps que quelqu'un s'y mette, c'est les finances pour payer quelqu'un a faire ça. Quello che ci manca è evidentemente la capacità professionale prima di tutto, e la capacità professionale necessita di due cose: le risorse per pagare qualcuno che è professionale per farlo e il tempo necessario a poterlo fare, perché se facciamo questo tempo non c'è. Quindi la richiesta è professionalità e risorse per pagare la professionalità.
Delle risposte corte, ma sì, risposte chiare, precise, corte. Intanto, sul fondo, Roberto e Vanda, la domanda è in qualche modo la stessa, nel senso che nel campo specifico dell'innovazione sociale, perché di questo si tratta, no? Di questo rapporto di costruzione di un processo che c'ha dentro però degli elementi anche tecnici, perché poi coltivata, alla fine coltivata, non è che cioè, non è la mensa della carità, è un processo basato su fatti produttivi concreti. La domanda è anche questa, è la stessa. Vi siete confrontati, come vi confrontate con l'istituzione, se ce n'è una, di ricerca, l'accademia, l'università, rispetto all'innovazione sociale e anche rispetto all'innovazione che voi portate? E la seconda cosa è, e qui ci abbiamo, è molto più concreta perché ce l'abbiamo davanti, quindi se loro fossero a totale disposizione vostra, che vi servirebbe? O come dovrebbero lavorare, ecco, per essere ancora più precisi? Ma non lo so, cioè, domande troppo difficili da rispondere in 30 secondi, comunque provo. Sul discorso benedetto dei media, devo dire che adesso ho una sensazione che è diversa da quella che immaginavo che avevo 20 anni fa quando iniziai a fare la cosa. Allora, io in questo momento penso che gli spot dei media non servano a niente, cioè non serve a niente 30 secondi, un minuto in un telegiornale nazionale dove dice due o tre cose, no? Nel senso che io oramai ho la chiara impressione di fare la pallina dell'albero di Natale, no? Cioè quando qualcuno vuol costruire la comunicazione ce l'ha già tutta in testa e gli serve magari questa pallina, quella pallina, cioè l'agricoltore di là, mi serve anche uno in montagna che magari fa il cretino o fa una cosa, vado a cercare, se lo trovo lo piazzo lì, no? Ma tu sei un oggetto di una forma di comunicazione che è esterna a te, tu non controlli e niente, se sei furbo la usi o meno. Dico questo perché è un esempio concreto dei nostri amici che avevano riabitato anche loro la terra, riaperto un'azienda più o meno di quando eravamo andati noi in Valle Stura nel 2004, era così, era andata a mela verde da loro a parlare, no? Perché questi erano andati lì, contadini, giovani che ritornavano alla terra con le bimbe giovani che andavano a piedi a scuola e tutte queste cose qua. Gli è arrivato un casino di gente in quel caso a vedere, no? Li hanno trattati come dei panda e poi è finito tutto lì, non gli è servito assolutamente niente, li hanno usati, no? Io non ho voglia, non me ne frega niente che la nostra piccola esperienza venga usata a questi scopi per abbellire qualcosa. Quello che sarebbe bello, ma che io non lo vedo ancora, che non esiste, sarebbe costruire dal basso una comunicazione dove chi usa gli strumenti, cioè chi lavora la terra e i tecnici che si affiancano, che siano agronomi, che siano documentaristi, che siano altri giornalisti o cosa, si fa un percorso di costruzione della comunicazione insieme, che non viene qualcuno che ha l'idea in testa di rappresentare la contadinità, ce l'ha già la sua in testa e va a cercare quelli che gli sembra gli rappresentino la sua idea a priori che ha già in testa. Questo penso che si debba superare e quindi è molto più importante, ma molto più difficile lavorare nella costruzione. Dico solo l'ultimo, anche qui si usa un termine che oramai noi ci battiamo da anni, il termine contadino, però io, come ho detto, come adesso lì, bisogna destrutturare questo termine, ricomprendere la grammatica di questo termine, perché comunque qui nella pluralità, che, e questo condivido molto quello che ha detto Massimo, no? Delle differenze, bisogna però saperle leggere e rappresentare, se no facciamo di nuovo del termine contadino la cosa che di notte tutte le vacche sono grigie, no? Non è così, non è così, ci sono molte esperienze diverse, ci sono molte autorappresentazioni, perché siccome il termine contadino non è un termine di legge, non è legale, non lo trovi sul codice civile, perché non esiste. Quindi è un termine culturale, storico, e ognuno, per un motivo o per l'altro, si può legittimamente autodefinire contadino senza che nessuno lo possa smentire. Però dentro le pratiche ci sono storie e percorsi differenti. E nessuno, giustamente, come dice Massimo, può dirsi io ho la verità in tasca, tu invece hai sbagliato. In questa piccola cosa
il Meter, che era un po' il seme nostro un po' qui in questo momento, il tema della comunità, della dimensione comunitaria, per me è una chiave, senza nessuna pretesa che debba essere un nuovo paradigma, tutte queste cose qua, no. Però sinceramente esporsi e dire, questa è anche una chiave di leggere, perché io sono convinto, ed è la mia autocritica dopo 25 anni di piccolo coltivatore diretto in una zona di montagna, sarà che io, e questo è anche vero, ognuno è determinato dal suo ambiente, io ho molto in testa l'agricoltura di montagna, no? Che quindi ha delle condizioni, dei limiti diversi dal mondo della pianura, quindi non posso fare un discorso generalista, no? Ma collegato a dei territori concreti, che l'ideologia, e questo è della microazienda contadina, per me è fallimentare. È fallimentare, nel senso che, poi vabbè, me l'ha confermato il sindaco di Coso, che la prima cosa che ha detto, nel 2004 avevamo 79 partite IVA, adesso ne abbiamo 15. Ci sarà un motivo che nessuna istituzione spiega, e nemmeno l'assessore regionale che verrà qui spiegherà, come mai in montagna l'emorragia dei contadini continua ora, non è un fenomeno degli anni 70 che si è fermato qua ai racconti di Nuto Revelli, ma continua oggi, guardate tutte le statistiche. E allora vuol dire che bisognerebbe guardare con altri occhi. Il problema è che invece il mettersi insieme, cercare di uscire dalla logica della merce e dal ciclo della merce, è un'eresia ancora oggi, che i contadini per primi non riescono neanche a capire, perché il condizionamento micidiale è stato quello: corriamo tutti a concorrere sul mercato globale, no, corriamo tutti, modernizziamo, prendiamo le macchine, prendiamo qui, allora anche in montagna girano i trattori da 100 cavalli e tutto, e quando c'è il trattore da 100 cavalli devi prendere più terra per cercare di farle, e vabbè, quindi si innescano dei percorsi che sono, non sono virtuosi, sono al contrario, autodistruttivi, se non per pochi, quei pochi che escono, e io metto molto qui in chiaro, per me, lo dico per me, e chiedo il confronto, sulla critica della piccola azienda contadina neorurale che fa i prodotti di nicchia e chi li vende, e a chi li vende. È questo che dico, confrontiamoci con la povertà sociale, con il bisogno sociale. Io non faccio tutto questo ciclo produttivo virtuoso con la semente del grano antico e coso, perché poi la mia roba finisce nei supermercati Ecor o nella catena di Italy o in un'altra catena, non mi interessa. Alla fine il contadino che si crede rivoluzionario non fa altro che essere il portatore d'acqua al sistema borghese della distribuzione del cibo, e questo è, da solo non ne può uscire, quindi dobbiamo trovare delle soluzioni collettive. Mi sono permesso un po' di questa, però con tutto il margine di prendermi delle legnate, che qualcuno mi dimostri che sto dicendo delle stupidaggini. Mi hanno appena detto che, evidentemente non l'hai detto perché c'hai avuto un ampio consenso. Ci abbiamo ancora 10 minuti, e lui ce n'ha 5. C'è una domanda che però Roberto ha fatto, che è rivolta ai creativi: sono i creativi disposti a destrutturarsi completamente e a produrre, nel gergo vostro, un prodotto di comunicazione partendo fin dall'inizio con una collaborazione stretta tra il soggetto e l'altro soggetto, quindi tra l'oggetto e il nostro soggetto? Quindi non ci rispondete adesso, perché Riccardo ci vuole mostrare alcune cose. Aspetta, no, facciamo il primo giro per vedere se Riccardo può farlo adesso. Sì, lo puoi fare, ce l'hai pronto, bene. E poi riprendiamo, e casomai nello scambio con le domande, se è andata avanti, non mangiate, ecco, per me va benissimo. Molto brevemente, volevo dire cosa è stato possibile fare in base alla normativa, cosa si vorrebbe fare, una sorta di genuino clandestino, e cosa si dovrebbe fare, che non è stato fatto e si potrebbe fare. Allora, a macchia di leopardo in Italia le regioni hanno fatto provvedimenti di questo genere. Io difendo il nostro perché è l'ultimo che è stato fatto, e perché è chiaro, in un unico locale si consente, nel rispetto completo della normativa vigente, senza nessuna deroga, attenzione, di lavorare la carne di 10.000 fra polli e conigli, sono 10.000 polli e 78.000 conigli.
50 kg di carne alla settimana, i derivati del latte di 30 uva, in Liguria 30 uva non le munge nessuno. Il miele di più di 20 alveari, perché fino a 20 alveari posso lavorarlo nel lavandino di casa, e nel rispetto dei piccoli quantitativi conserve marmellate sott'oli. Questo è quello che si può fare, questo in Italia si potrebbe fare da tutte le parti, senza nessuna deroga. Vado in fondo, qua regolamenterei, scusate vado veloce, qua è una provocazione, sarebbe una sorta di genuino clandestino legalizzato. La proposta è questa, io questa l'ho data in tasca al sottosegretario Olivero una volta che l'ho incontrato. Qui è una proposta, in un'azienda che si avvale solo il lavoro familiare, quindi mai assumere qualcuna parte gratis i dipendenti fino al quarto grado. Trasformo soltanto prodotti al mio fondo, io ho messo un limite di regime d'affari sotto i 7.000 euro, commercializzo soltanto al consumatore finale, presso la sede aziendale o nei mercati contadini. Mi fermo un attimo qua, le altre cose, il locale polifunzionale, consente molto di più, quindi questo è soltanto per, sarebbe per mettere a regola chi non vuole fare 5.000 formaggi e vuole continuare a farne 50. A questo punto noi proporremmo la non registrazione, perché se io mi registro devo adeguarmi al regolamento 852, scusate, prima il locale polifunzionale è registrato e non riconosciuto e vende nei piccoli quantitativi e nelle province contermini. Quindi ecco, questo sarebbe una sorta di genuino clandestino legale. Poi, e questo è una provocazione, invece quello che si dovrebbe fare per legge, questo qua io ogni 6 mesi scrivo alle associazioni, le aziende agricole che trasformano la frutta e fanno la marmellata, se vendono al mercato contadino sul punto vendita non devono tenere il registro telematico degli zuccheri, se vendono la marmellata al droghiere sì. I pasticceri che sono artigiani sono riusciti a farsi fare questa norma, che l'artigiano, che in Italia non è chi lavora con le mani ma è individuato a un codice Ateco, può non fare registro degli zuccheri, il pasticcere. Sarebbe il momento che le associazioni, se no mi cominciamo a muovere per conto mio, proponessero una piccola modifica di questo testo, che le aziende agricole, non vogliamo le microimprese che sono a fine 10 dipendenti e 2 milioni di fatto, limitiamoci a quelle che lavorano in ambito di registrazione e in ambito locale. Questa è una cosa che non è un'utopia, ma è una cosa che domani si potrebbe fare. Grazie. Grazie. Solo per informazione di tutti, molte di queste cose sono state trasferite in una proposta di legge, che sono diventate 4, che è in discussione al Parlamento, che ha come titolo supporto all'agricoltura contadina, e che è in negoziato e non sappiamo che fine farà. La cosa fondamentale di quella proposta di legge non è che sono stati 2 esperti che l'hanno scritta, ma è stato un lunghissimo processo, cominciato quasi 10 anni fa, se non mi ricordo male. Mario, tu non puoi non dover intervenire, e per te la domanda è sempre la stessa. Tu fai trasmissione personale, c'hai un progetto di creazione di conoscenze e di trasferimento. Che cosa ti aspetti, che cosa chiederesti, meglio, che cosa ti chiederesti se ci avessi a disposizione 2 famosi filmmaker, come si chiamano loro, 2 documentaristi, che dicono: bene, io sono a disposizione tua, che ti serve? Allora, cosa serve? Questa, o che vuoi, oppure non mi serve niente, è anche una risposta, però mi devi dire perché. È una domanda molto insidiosa, perché il rischio dei media è quello lì di banalizzare tutto e di rendere la vita dei contadini e dei pastori un'immagine da cartolina, e non gli porta poi bene al mondo contadino questo aspetto qui. Quindi è un cammino molto stretto tra evitare la banalizzazione e nello stesso tempo non chiudersi ma raccontarsi al mondo, e è veramente stretto il percorso.
perché attraverso la trasmissione dei saperi orale, come è sempre stata, abbiamo dei margini di tempo così corti che rischiamo di perdere. Perché questo? Perché il passaggio tra l'agricoltura contadina diffusa e l'agricoltura industriale è avvenuto dopo la guerra, quindi quei pochi che hanno resistito all'agricoltura industriale sono talmente pochi che non ce la fanno da soli. Io, per quanto mi possa impegnare, sì, ho raccontato prima, c'è, ho insegnato a 300-400 persone, però sono numeri veramente residuali. E questi insegnanti sono sempre di meno, fra 10 anni non saranno più in condizione di trasmettere. Quindi è un passaggio molto stretto quello che chiediamo ai media. Ci va un atto di responsabilità profonda, molta sensibilità per evitare di cadere da una parte in un eccesso e da una parte dell'altra. C'è anche la tendenza, che è abbastanza perniciosa da parte dei giovani, a pensare e a configurare tutte le informazioni attraverso internet. Per carità, io lo uso, rispondo alle mail e tutto, però in questo c'è un pericolo, come se tutto il mondo fosse lì. In realtà bisognerebbe avere anche il coraggio poi di sporcarsi le mani, di mettere i piedi per terra, perché e senza cadere appunto nella favola e nel bel racconto. Questo chiede un'assunzione di responsabilità, però è estremamente difficile chiedere a chi non vive la terra come fonte di reddito di raccontare la terra con parole giuste, con parole sane, per non cadere nei rispettivi eccessi. È veramente un compito arduo. Grazie. C'era una domanda qui. Ma è più una brevissima considerazione. Allora, la conoscenza empirica, quella dei nostri nonni, diciamo, quella che serve per riprendere un discorso agroecologico, non servono i professori dell'università. Io qui ho è un lungo discorso questo dell'Accademia, che è troppo succube, e lo è stato strutturalmente, al capitale finanziario e quindi alla trasformazione e anche alla distruzione della conoscenza empirica che avevamo qui e che nei vari luoghi è diversa. Anche qui non c'è un messaggio generalizzato. Il passaggio di questa conoscenza è un passaggio orale, tu lo fai e lo conosci meglio di me, e il fare insieme non è tanto il parlare, è il fare insieme. I media o gli strumenti, insomma, di comunicazione moderni si appiattiscono, sono appiattiti su anche la anche gli strumenti non sono neutri, e questa è la considerazione. Non è che cosa ci aspettiamo da questi media, c'è un ripensamento dei media stesso o di chi opera nei media sul fatto che è molto difficile la trasmissione della conoscenza empirica che si fa nel modo più ottimale facendo le cose, imparando facendo, e questo è il punto. Io credo che ci sia una contraddizione. Noi siamo a disposizione, a voi, diteci di cosa avete bisogno. No, non abbiamo bisogno di questi strumenti. Forse mi è venuta la risposta adesso, proprio nell'argomentare. Cosa possiamo chiedere ai media? Che si facciano da stimolo, loro che stimolano i possibili interessati a fare l'esperienza diretta, perché è solo quella che poi ti dà la consapevolezza e la sicurezza in te stessa di mollare lo stipendio del 27 e tirartelo fuori dalla terra. Devi reagire, se no lo faccio io, però mi sembra più giudizioso che lo faccio. Sarò brevissimo perché abbiamo tutti fame, però vorrei dire una cosa. Noi che ci occupiamo di documentari, nel sistema italiano dei media lo stipendio il 27 lo vediamo non col binocolo e col cannocchiale, ma col telescopio che serve a vedere la galassia a 30 km luce di distanza. Non esiste questo. Così come non esiste la formula economica tradizionale dei media, che è
dammi della raccolta pubblicitaria e ti dico e ti faccio dire dai miei tutto quello che vuoi, oppure dammi dei soldi di Stato e le mie redazioni comunicheranno quello che volete. Quindi il rapporto è servile o con l'inserzionista pubblicitario o con il politico, oppure ancora con la banca con la quale siamo indebitati fino al collo, che ci dice che cosa favorire e che cosa sfavorire. Bene, purtroppo i produttori di documentario, per fortuna, non si trovano in nessuna di queste condizioni. Non possono risolvere l'indebitamento delle strutture di produzione, non hanno i politici al loro fianco, non hanno le leggi al loro fianco. I produttori indipendenti sono nella stessa identica condizione dei contadini. Questa è la realtà. Fredo Valla dice non hanno nemmeno il pubblico. Ogni tanto riescono a bucare lo schermo per un microsecondo, così come ogni tanto capita a qualcuno di voi, a Bellotti, di finire in un film importante che ha una distribuzione internazionale. Succede, bene che succeda. Il punto è, quando vediamo che i ragazzi sotto i 30 anni, gli uomini sotto i 35 anni, la televisione non la guardano più, abbiamo però un senso di incoraggiamento, perché la gente vuole nutrirsi di documentari, vuole conoscere la realtà e le sue interpretazioni, e istintivamente rifiuta quella interpretazione, quel racconto della realtà che viene data da mezzi ormai non più credibili. Il sistema dei media, la reputazione del sistema dei media è andata sotto zero, e adesso cerchiamo di ricominciare da capo, così come state cercando di ricominciare da capo voi. Io la chiuderei qua però. Grazie, io prima che scappate un ultimo commento, uno collegato a quello che ha appena detto. Noi, come sai, organizziamo anche un festival dell'audiovisivo legato ai temi che stiamo trattando, è un fenomeno che ci ha sorpreso, e che una parte della documentaristica più militante, più interessante, quando siamo andati a discutere con i realizzatori, ci hanno detto: guardate che non potete neanche fare pubblicità perché i diritti di proprietà intellettuale appartengono a una major, nel senso che noi neanche siamo più proprietari. Quindi la prima cosa che emerge è che anche i grandi si sono accorti che la televisione non funziona più, che il documentario è un elemento. E il secondo elemento, diciamo, che possiamo notare è, sicuramente confermiamo che stiamo producendo cultura e innovazione. Che vuoi fare appello, no? Stiamo producendo cultura e innovazione. Secondo, ci abbiamo bisogno, sì o no, dei media? Io il mio commento banale, assoluto, assolutamente personale, è che, così come abbiamo proposto e visto le differenze nel cosiddetto mondo contadino, dobbiamo avere noi una visione molto più chiara e dettagliata di quello che succede nei media. In verità siamo noi stessi vittime dei media, per cui immaginiamo che esistano soltanto i media delle classi dominanti. Probabilmente, come nell'accademia, c'è una parte di accademici che si definisce radical academics, cioè accademici radicali che per definizione lavorano in supporto dei movimenti sociali. E questo è l'ultimo commento finale. In verità, se non diventi un movimento, se non sei in una traiettoria di processo collettivo, alla fine comunque qualcuno ti si mangia, quindi continueremo a lamentarci di essere strumentalizzati. Chi ti strumentalizza lo fa perché tu in qualche modo glielo lasci fare. Spesso non è necessario, come è stato detto, però bisogna trovare anche le alternative, perché altrimenti non facciamo un passo avanti. Vi ringrazio e buon pranzo.